siamo a pochi chilometri dal Duomo, siamo in zona di Parco Sud, di fianco alla Via Emilia, quindi di fianco alla stazione di Rogoredo, compresa tra il quartiere di Corvetto, stazione di Rogoredo e Abbazia di Chiaravalle, che è un po' il landmark di quest'area. Porto di mare perché a Milano il mare non c'è, ma c'era un progetto di realizzare delle vie navigabili da Milano fino al Po e un grande porto fluviale. A quell'epoca la nascente industria milanese aveva compreso che il trasporto delle materie prime via d'acqua era sicuramente più vantaggiosa di quella per via ferroviaria. Il progetto risale al 1918, quando venne fondata dal Comune di Milano l'azienda portuale, e i lavori vennero iniziati il 2 maggio del 1919. Il porto era molto grande, molto importante, con una superficie di quasi 100 ettari. Era costituito da un bacino principale da cui si derivavano quattro bacini a pettine, che quindi consentivano l'attracco simultaneo di più natanti, fino a 600 tonnellate. I lavori proseguirono fino al 1922, quando furono interrotti dal nuovo governo fascista, che decise di sopprimere tutte le aziende portuali e di chiudere tutte queste attività di scavo del porto. Il porto venne abbandonato e per anni rimase una piccola cava piena d'acqua, che fu anche utilizzata come diciamo, per divertimento, pesca, bagni, eccetera, eccetera, da parte degli abitanti della zona. E in parte proseguì l'attività di escavazione, perché il terreno qui era ricco di sabbia e ghiaia, quindi importanti anche per l'industria delle costruzioni. Nel 1973 il Comune di Milano affittò questo terreno e decise di utilizzarlo per riempire le aree di scavo con diciamo, la spazzatura della città. All'inizio degli anni 80 la situazione ormai era arrivata al culmine, non potendo più continuare questo tipo di attività, si decise di portare avanti un progetto di sistemazione a parco. Questo abbandono ha generato intanto una ricchezza naturalistica notevole, qui hanno trovato rifugio animali, specie vegetali, praterie spontanee, ma anche tanti usi impropri, accampamenti abusivi, abbandono di rifiuti, riciclaggio di rifiuti attraverso la bruciatura dei cavi elettrici per recuperare il rame, e la parte diciamo più conosciuta, che ha fatto più scalpore, era il cosiddetto boschetto della droga, dove venivano vendute sostanze stupefacenti in zona di spaccio e di consumo. Abbiamo incominciato a fare la funzione che fanno le unità di strada di riduzione del danno, cioè di distribuire materiali di profilassi e creare un aggancio per queste persone per un discorso di tutela della salute pubblica. Nell'arco di quegli anni, 2014, inizia il numero a diventare sempre più alto, e per cui abbiamo visto davvero la nascita del cosiddetto boschetto, perché abbiamo incominciato a vedere numeri sempre più importanti. È uno spaccio che si attrezzava per rispondere a questi numeri, si parlava di prezzi da discount, di supermercato, c'erano gli orari di apertura e di chiusura delle vendite, per cui noi abbiamo proprio assistito
a questo fenomeno. Si era stimato all'epoca che ci potevano essere passaggi intorno alle 700 persone al giorno che transitavano nell'area contemporaneamente. Abbiamo però attivato tutti i canali istituzionali possibili affinché si predisponesse un intervento dedicato. Nel 2017 ero assessore all'urbanistica e verde. Il tema di Rogoredo era, tra virgolette, finalmente un tema centrale all'ordine del giorno, nonostante fosse da un bel po' che c'era una questione per cui era diventata una delle piazze di spaccio più importanti della Lombardia. Il mio compito come polizia locale era pattugliare all'esterno di questo parco. Quindi noi puntualmente stavamo in determinati punti per controllare che non ci fossero dei problemi. Faccio presente che noi della polizia locale era proprio difficilissimo entrare all'interno e per noi era un tabù. Su 65 ettari, circa 5 ettari, era occupato 24 ore su 24 da decine e decine di persone che vivevano perennemente di tende, bivacchi, accampamenti, accumulo di rifiuti, fuochi. Nel 2016-2017 il Comune di Milano cercava di occuparsi, di migliorare la situazione, di intervenire, ma con grossi problemi, grandi costi e pochi successi, al che in una riunione che c'è stata in Comune di Milano ci avevano convocato perché noi raccontassimo l'esperienza che abbiamo fatto al Parco delle Cave a Baccio. L'obiettivo non era miglioriamo un po' le cose, cambiamo, quelli sono 40 ettari di quello che può diventare un grandissimo parco di Milano. Per farcela non era facile e quindi abbiamo detto da dove partiamo? La prima scelta è stata chi ci può aiutare sul verde, anche con le forze dell'ordine e il prefetto. Ci siamo detti si possono fare azioni di sicurezza se c'è un progetto per il futuro. Occorreva una strategia che mettesse insieme tutte le parti, tutte le forze, su tre filoni fondamentali. Rigenerazione urbana, contrasto delle attività illegali e spaccio di qualsiasi sostanza, così era al boschetto, e recupero, cioè sanità, cioè l'idea che nessuno è irrecuperabile. Questo ha significato mettere insieme il comune con la grande forza e la grande volontà di Italia Nostra, la sanità e quindi la regione con un impegno straordinario di ATS e le forze dell'ordine. Il lavoro è durato nel tempo, non è stato un blitz, non è stato uno spot, è stato un lavoro che è durato almeno 2 anni nel complessivo, ma che è proseguito e prosegue. Qui c'era un sentierino che entrava nel parco. Quando siamo arrivati c'era un passaggino proprio piccolo piccolo piccolo, abbiamo iniziato a pulire un po' dalla vegetazione, dai rifiuti, e nei primi 20 metri di pulizia abbiamo raccolto 50 sacchi della spazzatura, me lo ricordo ancora oggi. Poi andando un pochettino oltre abbiamo trovato addirittura delle persone che stavano grigliando sopra il radiatore di una macchina. È stato il primo giorno che ha un po', diciamo, sentenziato il fatto che stavamo per affrontare un'avventura particolarmente significativa. E questa è stata forse la vera chiave di volta di questa cosa. Tutti quanti insieme ci si è messi a lavorare. Io ricordo quelle settimane, non era facile perché io andavo lì con il sindaco Andelloni quasi tutte le settimane. C'erano delle volte in cui avevi dei posti di blocco dove non ti facevano passare. Io credo che questo non sia accettabile sul suolo pubblico. C'erano due bande diverse che si contendevano o si spartivano meglio le aree di spaccio. Ci abbiamo messo tanto, è servita una grandissima alleanza istituzionale. Mese dopo mese guadagnavamo terreno. La cosa fondamentale, i cittadini, a settembre, 24 settembre 2017, prima ancora di firmare contratto con il comune, abbiamo organizzato insieme a Lega Ambiente una grande operazione di puliamo il mondo. Abbiamo detto andiamo a pulire il mondo dove veramente c'è tanto bisogno. Abbiamo lanciato questa cosa, eravamo in presenti in più di 300. Vuol dire che la città voleva essere partecipe, voleva esserci in questa cosa. Addirittura famiglie con i bambini che dicevano noi vogliamo comunque portare i nostri figli anche a capire che il mondo è fatto anche di situazioni difficili, ma si può lavorare per migliorare. Quando si è arrivati a Porto di Mare,
c'erano solo dei sentieri, dei sentierini che si infilavano nella boscaglia, in mezzo ai rovi, quindi erano proprio dei passaggi esclusivamente pedonali, sia per esigenze nostre di potersi spostare con i camioncini, con i trattori, ma anche per consentire alle forze dell'ordine di poter girare nell'aria e fare la loro azione di presidio. Il primo lavoro appunto è stato quello di ripristinare la viabilità. Nel tempo sono stati riscoperti dei vecchi tracciati e questi vecchi tracciati sono stati ripristinati, per cui sono state tolte magari le piante che erano cadute sopra, è stato decespugliato, è stato riportato sopra un velo di materiale per migliorare la calpestabilità, tutto questo appunto per generare una migliore transitabilità delle persone, dei mezzi, che era funzionale ai lavori, ma serviva anche per poter far sì che la gente che da un certo punto in avanti poteva rientrare in questo parco, perché la situazione diventava tale per cui si poteva tornare a frequentarlo, trovava dei percorsi, delle strade, dei sentieri che a quel punto erano diventati praticabili. Quello che sappiamo fare, che abbiamo messo a punto come Centro Forestazione Urbana di Italia Nostra, è quello di prendere in carico il territorio innanzitutto, prima di tutto conoscerlo. Noi i primi giorni che siamo arrivati qui abbiamo iniziato a girare, a conoscere, a vedere cosa offriva questo territorio, cosa offriva di aspetti qualitativi e anche di aspetti problematici. Poi l'abbiamo affrontato sempre con la politica dei piccoli passi, sempre ogni giorno un pezzettino, una cosa, mai grandi cose eclatanti. Siamo partiti quindi con attività di pulizia, di coinvolgimento della cittadinanza, di miglioramento, di rimozione di alcuni pericoli. Via via quindi questo metodo fatto di piccole cose ma di presenza quotidiana ci ha permesso di via via migliorare. Un anello di 7 km per la mountain bike, e guarda caso questo qui è stato proprio pensando portiamo delle persone e fanno un'attività sana. Visto che io sono una ciclista e percorro veramente tanti chilometri in maniera amatoriale, ero venuta a sapere che avevano costruito un circuito di mountain bike qui all'interno di Parco di Porto di Mare e che c'era l'inaugurazione il 30 di settembre del 2018 qua all'interno di questo parco, ed era veramente tutto pulito. Però cosa è successo? Il giorno dopo dell'inaugurazione le persone, gli spacciatori, i tossici erano tutti tornati. E allora cosa ho fatto? Sono andata dal mio graduato e gli ho fatto presente questo problema. E allora dopo una volta, due volte, tre volte che sono andata dal mio funzionario, il mio funzionario non ce la faceva più, mi fa: Cisimo, per favore, presentami un progetto. Quindi io sono andata dal mio funzionario e gli ho chiesto che sarebbe stato bello creare un nucleo di polizia locale in mountain bike che potesse raggiungere qualsiasi angolo del parco, e il comandante l'ha accettato. Quando siamo arrivati qui la situazione era fortemente compromessa e c'era una notevole presenza di rifiuti, ma nonostante questo anche una forte presenza di avifauna. I nostri faunisti che ci hanno accompagnato nel lavoro di riqualificazione e di rigenerazione dell'area ci hanno restituito dei dati e quindi ci hanno comunicato che c'erano delle presenze importanti in questi luoghi, e quindi ci hanno dato tutta una serie di prescrizioni e raccomandazioni per fare le operazioni di pulizia, quindi non intervenire nei periodi in cui c'è la riproduzione, lavorare più durante l'inverno, quindi seguendo le loro indicazioni e con un gran lavoro da parte dei cittadini, dei volontari, ci si è messi e sono stati asportati tutti i rifiuti che c'erano presenti sugli argini ma anche dentro nell'acqua, televisori, frigoriferi, pneumatici, di tutto e di più. La maggior parte del lavoro è stato appunto fatto a mano, nel senso che andando a lavorare con le ruspe sì, si tirano via tutti i rifiuti, ma inevitabilmente si mischia poi con i rifiuti la terra, e quindi alla fine i tonnellaggi di rifiuti aumentano. E dopodiché si fa anche fatica a differenziare i materiali.
ora, a distanza di 5 anni, siamo 65 ettari di area verde completamente fruibile, in cui c'è un gruppo di volontari oggi, mercoledì mattina, questa mattina erano loro. Gran parte del lavoro che è stato fatto in Porto di Mare è stato fatto grazie all'aiuto dei volontari, e senza di loro devo dire che saremmo stati sicuramente in alto mare. E qui nello specifico sono intervenute anche delle aziende che hanno finanziato e lavorato per piantare queste piante, e i volontari che lavorano o il mercoledì mattina o le terze domeniche del mese, o a volte si organizzano delle giornate ad hoc per gruppi, associazioni, magari gli scout, vengono e fanno quello che c'è da fare, e soprattutto è un lavoro che genera affezione per il territorio. Uno degli strumenti fondamentali d'Italia Nostra è quello del coinvolgimento della cittadinanza. Questo coinvolgimento ha questo valore qua, quello di far sì che poi le persone si affezionino e sentano propri i luoghi nei quali lavorano. C'è un elemento in comune in tutte queste gestioni che Italia Nostra con il Centro Forestazione Urbana fa, ed è quella di avere una gestione che sia il più possibile improntata a incrementare la biodiversità dei luoghi, la realizzazione di piccoli biotopi come piccole zone umide, canneti, cespuglieti, abbandono anche a volte di tronchi secchi, di rami, per favorire la presenza di funghi e insetti, ma soprattutto attraverso una gestione diversificata degli sfalci dell'erba, per cui abbiamo dei prati che vengono lasciati anche maturare molto a lungo, oppure in questi giorni ad esempio abbiamo invitato un pastore con le pecore per pascolare le erbe. Non è un puro esercizio di risparmio sui costi di sfalcio dell'erba, ma lo sfalcio effettuato attraverso la presenza di pecore dà il minimo disturbo effettivo agli animali che nidificano, che sono presenti nelle praterie, e oltretutto lasciano anche una piccola fertilizzazione che è sempre utile per incrementare anche qui la presenza dello strato erbaceo, delle varietà di erbe presenti. L'idea allo stato attuale magari è quella di renderli dei posti un po' più tutelati, quindi un po' meno soggetti alla viabilità classica, magari aprirli un po' su prenotazione per i gruppi, per le scuole, no? In maniera tale da far sì che rimangano ambienti sempre molto contenuti, con poca presenza dell'uomo, quindi diventano degli ambienti dove poi gli animali invece preferiscono stare perché sono meno disturbati. Sono buona parte alberi spontanei, sono specie per lo più specie molto frugali, prevale olmo e pioppo, quindi a fronte dell'apertura dell'area all'uso da parte delle persone occorrerà anche occuparsi sia della sicurezza delle persone e poi soprattutto dell'evoluzione nel medio-lungo periodo di quest'area. Porto di Mare in questo momento ha dei problemi di accessibilità, nel senso che ci sono degli accessi ma non sono dei veri e propri accessi, sono un po' delle formazioni naturali, però insomma bisogna sistemarli in maniera tale che la gente possa accedere al parco in sicurezza. Adesso il presidio è stato, adesso da un po' di tempo, è collocato dall'altra parte della stazione, nell'area dove ci sono i palazzi di Sky. Oggi noi non vediamo più quello che abbiamo visto nel 2018-2019. I numeri sono decisamente più contenuti. Ci siamo integrati anche con tutto il piano di intervento che il Comune di Milano ha rispetto alla grave emarginazione, perché spesso sono situazioni un po' a scavalco, no? Perché vivono per strada, quindi hanno sia un problema legato al consumo di sostanze, ma hanno anche un problema legato proprio a marginalità di vita. Non è finita, c'è ancora spaccio a Rogoredo, ma non c'è nell'area verde, non c'è un insediamento così, si è ridotto drasticamente, le forze dell'ordine stanno lavorando per migliorare ancora le cose. Anche il parco non è finito, però è stata una delle avventure penso più entusiasmanti degli ultimi anni. Adesso piano piano, visto che qua è abbastanza bonificato, quindi noi ci siamo sempre, ogni tanto stiamo iniziando anche ad andare in altri parchi. L'area alle mie spalle era, e lo sottolineo, era il boschetto della droga di Rogoredo. Il risultato alla fine di questo lavoro è alle mie spalle, quindi questa zona è restituita alla cittadinanza. Adesso c'è un pratone dove si possono vedere farfalle, insetti che balzellano da tutte le parti. Un tempo c'era
terra nuda. Il calpestio generato dalla frequentazione aveva generato terra nuda. Partito tutto da allora, quindi è partita questa cosa, siamo riusciti finalmente a riprenderci questo parco e renderlo così bello.